Bentornati su RetroPlay, questa volta giochiamo a Chuck Rock, avete visto la copertina poco fa, e adesso vedremo questo gioco che... Oh, la musica, attenzione! La nostra band del Paleolitico! Bellissimo il dinosauro che suona il basso con i capelloni, è uno spettacolo ragazzi, potete vedere. Poi c'è la scimmia con i capelli alla Elvis che suona la batteria. Poi, ovviamente c'è il nostro... Chuck che suona la chitarra e la sua fidanzata che suona un'altra chitarra. Suona anche la tastiera. Mo se aspettiamo un attimo, sentiamo come suona la tastiera. Sentiamo. Dai, suona pure la tastiera. Oh, almeno su Amiga la suonava. Mo vediamo se. Vediamo un po' se anche su Mega Drive la suona. Allora, questo gioco su Amiga aveva anche un intro a cartoon molto bella dove si vedeva che la nostra fidanzata veniva rapita mentre Chuck si faceva i cacchi suoi. Ma sulla versione Mega Drive non ce l'hanno messa perché occupava troppa memoria, mentre su Amiga ti puoi aspettare. Oh, attenzione! Allora, mentre su Amiga tu ti puoi permettere di sprecare un dischetto in più per l'intro, perché tanto i dischetti costano poco, quindi se un gioco invece sta su un disco sta su due è uguale. Oh, sta suonando la tastiera, ecco, l'avevamo predetto. Oh, però suona bene, sta versione Mega Drive l'hanno ben convertita, sai, come sonoro, perché di solito il Mega Drive ha un sonoro molto inferiore rispetto all'Amiga, qua invece sono riusciti ad ottenere una buona qualità del suono, veramente molto buona. Bello, bello, mi piace. Allora, dicevo, nella versione Amiga tu ti puoi permettere di usare un dischetto per l'intro, mentre invece su Mega Drive i chip di memoria costano su cartucce e quindi no, e quindi non l'hanno messa l'intro. Ok, finita la canzoncina, adesso iniziamo il gioco. Ecco il nostro Chuck Rock. Poi, tra l'altro, questo Chuck Rock, guardate che panzata che dà, terribile, dà delle panzate incredibili. Allora, il nostro Chuck Rock, che vuol dire anche in inglese tagliapietre, è un gioco di parole, tagliapietre, Chuck Rock. In pratica era un gioco per Amiga molto bello e venne convertito anche per altri formati. C'è anche una conversione. Attenzione. Oh, la musica è diversa da quella per Amiga. Ah no, aspetta, nella versione Amiga in game non c'è la musica. E qua ci hanno aggiunto una musica molto piacevole. No, porca vacca, no. Allora, dicevo che. C'è anche una versione Commodore 64, attenzione ragazzi, che è stata realizzata in Italia dalla Genius. Per chi non lo sapeva. Allora, guardate, la roccia consente anche di deflettere i cocchi. Vedete che figata? Bella sta cosa. E anche di utilizzarla come piattaforma per salire su, altrimenti uno non gliela fa. Allora, nella versione questa qui ci hanno aggiunto il parallasse, mi pare, perché. Nella versione Amiga il parallasse è ottenuto in maniera diversa, cioè fatto con il raster, con le linee di colore, come era consuetudine su Amiga. Oh, no, attenzione. Oh, mannaggia, è difficile questo gioco, eh? Non lo ricordavo così difficile, ragazzi. No! Energia! Ma porca zozza! Adesso faccio una cosa, guardate. Allora io sta pietra me la porto indietro. No, sono cascato. Ma poi no, 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 no! Ma vaffan bene! Onga bonga, dice il nostro Chuck Rock. Allora, il Super 64 l'hanno fatto sto gioco e ci sono riusciti, nel senso che non era facile convertire questo giocone a 16 bit sul povero, misero, piccolo Commodore 64 che noi tutti amiamo. Ma guardate che basta. No, vabbè. Ti dico ciao. E magari forse un giorno vi farò vedere anche la versione Commodore. Oh, ci sono abbassato. Magia. Ma porca zozza. Abbassiamoci che c'è questo, me lo ricordo da prima. Panzata al dinosaurino. Saltiamo questo. Panzata all'altro dinosaurino. Saltiamo sul dinosaurone, perfetto. Ciao ragazzi. Ciao bello.
E anche su Commodore c'era il dinosaurone. Porca vacca, ci ha messo troppo tempo. Volevo sparare la roccia in faccia al dinosaurino, ma... Beccate questa. Oh, abbiamo finito il livello, attenzione! Onga bonga, dice il nostro Chuck. Io mi ricordo che sto mostro qua, alcuni di questi pterodattili potevano essere usati per deambulare, per farci portare in altri punti. Tiriamo le rocce. No, Chuck Rock vuol dire lancia rocce, non taglia rocce, lancia rocce. Lancia rocce voleva dire Chuck Rock? Non mi ricordo, ragazzi. Chuck... Mi pare che era lancia rocce significava, cioè, no, mannaggia, abbiamo lisciato il passaggio segreto, quello con tutte le, con tutti i bonus. No, ma guardate che fame. Beccate questa. No, 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 no. Oh, ci ha salvato il nostro massetto. Allora, prendiamo la roccia grande. Poi c'è anche un po' di puzzle in questo gioco. Poi su Amiga uscì Chuck Rock 2 Son of Chuck, che graficamente era molto più spettacolare di questo, sempre della Core Design. Era molto più spettacolare, ma purtroppo come giocabilità non era all'altezza. Perché? Perché sostanzialmente era molto più banale, non c'era la componente puzzle, diciamo. Che ecco qua, siamo stati trasportati dal pterodattilo. No, attenzione, c'è il dinosauro, dobbiamo stare attenti se fa la cacca, perché mi pare che più avanti c'è anche quelli che fanno la cacca, bisogna stare attenti. Passiamoci qua. Allora, qui c'è sto coso, vediamo un po' se... No, niente, non c'è utile. Ma porca vacca, chi è che ci sta gonfiando? Guardate, niente, siamo proprio con pochissima energia, ragazzi. Guardate, Ugo è infame. E olè, no, no! Siamo zompati verso la morte, ragazzi. Bastardo. Ora devo... Niente, c'è stato un sacco di energia. Si è beccata questa. Allora, dicevo, Chuck Rock 2, dove si fa il figlio di Chuck, che è un poppante armato di clava gigantesca. Sì, ce l'abbiamo fatta. Grande, abbiamo preso un sacco di bonus. Perfetto. Dai, vieni qua, fame. Oh. Niente, questo abbiamo lisciato. Bella panzata. Ma giustamente, visto che lui ha la clava e non lancia le rocce, viene meno tutta la parte puzzle, la parte interessante, che è quella di usare le rocce per raggiungere punti alti. Ai ai ai. Vediamo la roccia. Allora, questa versione Mega Drive, come vediamo, è molto 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 bella. Questa versione Mega Drive c'era. Uscì anche una versione Master System, se non erro, però non era all'altezza. E anche ovviamente la versione Commodore 64 non poteva certo essere all'altezza di quel. No, guarda dove l'abbiamo messo qualcosa. Vabbè, l'abbiamo usato uguale, dai. No! Oddio, questo. No, ma porca zozza! Alla fine mi sono dovuto far male, in un modo o nell'altro. Niente, qua dobbiamo usare per rodattilino e andiamo. Attenzione alla cacca del dinosauro, che è quello di... prima o poi ce la fa in testa. Andiamo giù, prendiamo energia, prendiamo questa e uscendo giù di qua. No, la porca zozza. Ora sto infame. Oh, abbiamo seccato, perfetto. Oh, no, 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 no. Porca miseria. Oh, è diventato piccolo, guardate, sono diventati due piccoli, che è Pang? No, sono diventati ancora più piccoli. Avete visto? Guardate. Eh no, sono troppo piccoli, non riusciamo a beccarli con la roccia. Con la panza, dobbiamo usare la roccia. Ma ci
ci fanno male questi così piccoli. Ah no, quando sono piccoli li possiamo schiacciare direttamente col piede. Mannaggia, sto gioco proprio non me lo ricordavo, Energia, attenzione. Oh, abbiamo beccato lo pterodattilo. Dinosaurino, beccato. La porchetta non la prendo, va, perché ho finito il secondo livello. Onga Bong, livello 3. Attenzione qui. No, ci ha beccato uguale. La porca zozza. Ho preso un po' di energia per fortuna. Oh, che fa qua roccia? Ma guarda qui. No! Guarda il bastardo. Dov'è? Oh, abbiamo beccato lo pterodattilone. Non so se... La roccetta ci dà abbastanza spazio per poter saltare lì sopra. Adesso prendiamo la rocciona. Vediamo, siamo molto più lenti con la rocciona giga. Hai visto quello? Ma guarda te! Guarda che infame! Che infame! Adesso gli andiamo a menare quello, perché... Io lì. No! Non sapevo io che mi fregava. Invece il prosciuttone. Siamo qua. Ma guarda te, sto infame. Un guscio in testa. No, 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 no! Non mi avrai! Invece mi ha avuto alla fine, mi ha fregato. È dato tanto affatto che alla fine mi ha dotato di energia, Andiamo qua a sinistra, la abbiamo fatto prima, dobbiamo poggiare la roccia qui, altrimenti non ci arriviamo. E saltiamo sullo pterodattilo. Vai. Oh, l'abbiamo beccato in fronte a quello... A quello minuscolo che poi diventa gigante. Vediamo se riusciamo a prendere la porchetta. Perfetto, abbiamo preso pure la porchetta. Ti piace la porchetta, Chuck? Quella di ariccia proprio. Sì, beccate questa. Allora, abbiamo beccato anche il zanzarone. Attenzione qui che c'è quel dinosaurino infame che si divide in tanti piccoli dinosaurini. Non sai che facciamo? Ce ne freghiamo, andiamo direttamente... No, no! Andiamo direttamente giù, proprio giù a piombo, così. Oh, c'è sta uno col martello, ma guarda che... Questo lo dividiamo in tanti piccoli dinosaurini. Eccolo qua, e poi li schiacciamo, perfetto. Ma me lo ricordo sto gioco, sono tanti anni che ci gioco. Questo ci giocai sia su Amiga che su Mega Drive, ci giocai a questo. E anche su Commodore ci giocai, pensa un po', eppure non me lo ricordo, pensa un po' come sto. Giocai tutte e tre le versioni e delle tre versioni mi pare che finì solo quella Amiga, se non erro. La versione Commodore 64, come detto, venne convertita addirittura dalla Genius, che era la casa quella italiana di cui mi pare che abbiamo già parlato. Questo lavoro qua e olè. E ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ah, adesso andiamo al boss. Quello è merda dinosauro, l'avete vista? No. Il boss sta alla fine del suo quadro, mi sa, Vediamo se riusciamo a raggiungerlo. Attenzione. No, no, no. Che becca di questa. Allora, questa versione Mega Drive, secondo me, è superiore a quella Amiga. L'unica cosa è che gli manca l'intro, che magari se continuerò questo gioco, se mi chiederete di continuarlo, o ancora meglio, farete una donazione per farlo continuare, io vi farò vedere, oltre a continuare questo gioco e probabilmente finirlo, proverò a finirlo, vi farò vedere anche l'intro della versione Amiga, che qui manca in questa versione. Poi c'è anche una versione Mega CD che era uguale a questa, ma con la musica, con le musiche ovviamente suonate da CD e con l'intro animata uguale a quella Amiga, forse anche un pochino meglio, non lo so se era uguale identica oppure no. No, no. Volete questo col martellone?
Basta, basta a me. Oh, abbiamo seccato. No, abbiamo mancato. Sto infame. Che qua, ti do una panzata, sai? Beccato in testa. No, qua è pieno di dinosaurini bastardi. Noi però ci andiamo a beccare. No, qua si può andare. Che becca di questa. Oh, sono spariti quei due. Ah no, eccoli. Uno l'abbiamo seccato. Vediamo un po'. L'altro è sparito. No, eccolo. Eccolo. Disgraziato. Allora, qui dobbiamo usare questa. Vai, becca. Zompa e vai. Perfetto. C'è quello lì che si divide in tanti piccoli dinosaurini. Non li andiamo a schiacciare. Schiacciato, perfetto. Beccato in panza. Energia. Non so se ci serviva perché non ho controllato prima di prenderla se ci serviva l'energia o meno, però vabbè, ormai ho presa. Oh, qua bisogna sovrapporre due rocce qui per andare. Vabbè, sono stati feriti uguale. Ho beccato il pterodattilo. Ok, finito il quarto livello, ecco il boss. Vediamo uno stegosauro molto incacchiato. No, porca vacca, vediamo un po' se riusciamo a tirargli questo in testa. Gliel'ho tirato in faccia. No, me lo rubo, scappo. No, è andato su. Tirato in testa, perfetto. Scappiamo. Beccate questa. Dai, quinto colpo. Dovrebbe schiattare adesso sto infame, no? Ancora un muore. Dai, sesto colpo, mo deve schiattare. Sesto colpo, voglio dire. E chi sei se no? Superman. Che beccate questa? Niente, ancora un muore. Mi sa che ci sono 10 colpi, però che cacchio. Boss un po' monotono da fare, potevano studiarselo meglio decisamente. Sono anni luce lontano dai giochi giapponesi dove i boss sono quasi sempre divertenti da fare. Comunque abbiamo ucciso, erano 8 colpi mi pare da dargli. Ok, level 1 clear. Allora, secondo il mondo all'interno delle caverne c'è un dinosauro strano. Noi gli spariamo, perfetto. Allora, questo era Chuck Rock per Sega Mega Drive. E noi adesso interrompiamo qui il gameplay, se volete che lo continuo me lo fate sapere con una richiesta o una donazione ancora meglio. E ci vediamo al prossimo episodio di Retroplay, ciao ragazzi, ciao a tutti. Ci fa la linguaccia il buon Chuck, ciao anche a Chuck, ciao, che panzone che c'ha sto Chuck. Alla prossima, ciao ragazzi.